presto arriverà, il comandante sicuramente ve lo dirà se gli farete questa domanda, anche questo nuovo vaccino che ormai è reso disponibile. Vogliamo subito dirvelo, l'unità di crisi sotto la guida appunto di Giovanni Pavesi e della vicepresidente Moratti ha già esaminato la problematica di questo nuovo vaccino che sarà reso disponibile. Questo vaccino noi lo utilizzeremo come abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando i vaccini attuali. Non verrà data la possibilità di scegliere il vaccino. Chi verrà a vaccinarsi nel mese di febbraio, quando sarà disponibile probabilmente anche questo ulteriore vaccino, quello verrà dato in modo random in quelle strutture, ci si prenota e potranno essere vaccinati o con Pfizer o con Moderna oppure con il nuovo vaccino che verrà messo a disposizione. Nessuno pensi che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani, perché questo in Lombardia non sarà possibile. Siamo tutti uguali, i vaccini sono tutti uguali. Ognuno di noi ha il diritto ad essere vaccinato secondo quelli che vengono somministrati, che vengono forniti dalla struttura commissariale sulla base delle autorizzazioni delle strutture scientifiche. E questa sarà la procedura che noi adotteremo in Lombardia anche per il Novavax, che è il vaccino che verrà appunto probabilmente reso disponibile a partire dal mese di febbraio.